Parte domani a Saluzzo la 73esima mostra della meccanizzazione agricola, un'occasione per fare il punto sul comparto dopo i mesi difficili del lockdown. Vanni Caratto. C'è stata una perdita tra il 5 e il 20% di fatturato e di immatricolazione. Parte domani con questi numeri la 73esima mostra della meccanizzazione agricola di Saluzzo, il primo evento importante per il comparto dopo l'annullamento a marzo di quello di Savigliano. Un primo semestre difficile dunque, ma migliore di altri settori, grazie al fatto che l'agricoltura non si è mai fermata neanche durante il lockdown. È chiaro che bisognerà fare un ragionamento a fine anno, anche alla luce del fatto dei nuovi sostegni alle imprese, quindi sulla nuova legge Sabatini, sul nuovo credito d'imposta e sul bando INAIL che mette a disposizione 65 milioni di euro rivolto alle micro e piccole aziende che magari forse ci daranno un controbilanciamento a fine 2020. 35.000 metri quadrati di esposizione con 500 stand fino a lunedì. In città intanto 4 giorni di eventi con la tradizionale festa di San Chiaffredo. Quest'anno non potremo avere il solito appuntamento con la regionale della Frisona perché qualcosa effettivamente il Covid ha lasciato come strascico e invece in città avremo la solita festa, quella proprio della nostra tradizione che è la Fiera di San Chiaffredo. Lunedì avremo circa 200 banchi e poi c'è il tradizionale Luna Park per i più piccoli. Chiude le manifestazioni il concerto dei Lutapage che cantano De André.